Una buona serata, soprattutto ben ritrovati a tutti voi, grazie per essere in mia compagnia, siamo ad Angoli e come sempre vi ricordo che per restare in contatto con la nostra redazione basta semplicemente scrivere una mail al nostro indirizzo angoli@espansionetv.it. Iniziamo la nostra serata andando a conoscere gli ospiti che sono arrivati qui da noi questa sera, do il benvenuto a Maria Proia De Santis, ciao Maria, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità che per me è un po' una consuetudine. Tu sei di casa? Sono di casa e lo dico con grande gioia, è sempre molto bello essere qui, anche perché sappiamo quale riscontro poi c'è. Insomma, abbiamo fatto tante belle cose insieme. Abbiamo fatto belle cose insieme, infatti con il mio gruppo di lavoro, Kaleidoscopio Multiplicity, ho anche realizzato opere con la cosponsorizzazione proprio di TV Espansione e con il Conservatorio di Milano, Milano, anche Milano ovviamente, parliamo di Como. Ma ne parliamo nel dettaglio tra pochissimo, certo. Perché tu non sei sola, ma insieme a te sul nostro magico divano c'è anche Fabio Agrifoglio. Ciao Fabio, grazie per essere qui con noi, tu sei qui per rappresentare la Fondazione Mario Agrifoglio e quindi poi adesso nell'ambito della chiacchierata capiremo meglio insomma in che maniera queste due realtà si intrecciano, ma in realtà si parla di un evento, di una mostra che è partita il 5 di novembre, che continuerà fino al 7 di gennaio 2018, quindi avrete davvero tante occasioni, tante possibilità per visitarla, anche perché è una mostra molto particolare, una mostra dedicata insomma alla luce. Maria, ce ne parli? Sì, con vero piacere. Quando ho visitato la mostra realizzata, anche con l'aiuto di miei collaboratori che hanno lavorato a titolo gratuito, tanto per chiarire, ho avuto l'impressione di entrare in una Wunderkammer, cioè queste stanze buie, e proprio dal buio nasceva il colore, nasceva la luce, davano vita a delle opere che parlavano tanti linguaggi, perché la cosa straordinaria è che le opere visive esposte parlano in un modo con la luce elettrica o la luce bianca, in un altro con la luce ultravioletta e in un altro ancora con la luce di Wood. E il mio intervento, la mia collaborazione con la Fondazione Agrifoglio nasce dal piacere di unire a questa espressione d'arte la musica, non certo come somma, perché chiaramente le opere d'arte parlano il loro linguaggio, hanno la loro autonomia espressiva, ma l'aggiunta della musica, e sottolineo una musica composta ad hoc da un noto compositore contemporaneo, il maestro Irlando Danieli, autore anche delle musiche di Anemos, un'opera che ha visto la prima mondiale assoluta proprio qui poco lontano in Sant'Abbondio, dicevo, e la musica diventa non un linguaggio che si somma, ma un linguaggio che potenzia gli effetti comunicativi. Quindi insomma è davvero un'ottimizzazione. Fabio, a questo proposito, come avete accolto questa idea di mixare insomma la luce e la musica per far uscire questo risultato straordinario e molto coinvolgente da come ce l'ha raccontato Maria? Sì, noi abbiamo già fatto un'esperienza precedente insieme in Regione Lombardia, abbiamo fatto un'esposizione analoga a questa, dove le opere di Black Light erano accompagnate sempre dalla musica di Irlando Danieli. È stata un'esperienza positiva e abbiamo deciso di replicarla qui a Como, in Pinacoteca. Che cosa succede? Insomma, un po' ce l'hai accennato, ma quando si entra in questa dimensione così particolare, insomma, quali sono le emozioni? La domanda è molto piacevole, perché mi dà proprio l'opportunità di dire che è come se un filo d'Arianna, la musica, accompagnasse da un'opera all'altra. Ed è significativo che uno dei sei pezzi composti per questa mostra, il titolo globale è Unde Temporis, le onde del tempo, uno di questi sei pezzi ha proprio come titolo Il filo di Arianna. Ma è stata una coincidenza che mi è venuto di rilevare proprio visitando la mostra. Chi entra nel buio, ecco che vada ma è in buona compagnia ed ecco che il potenziamento estetico, l'amplificazione percettiva avviene davvero a 360 gradi. È una scoperta del nuovo? Direi di sì.
esperienze, ne sono state fatte tante, per carità, sappiamo bene. Ma questo contesto che ho visto già, che abbiamo realizzato in Regione Lombardia a Milano con grande successo, e sono felice di dire qui nella Pinacoteca di Como, sì, è qualcosa di nuovo. Io ho avuto l'impressione di qualcosa di nuovo. Siamo tutti abituatissimi alle esperienze delle arti figurative, dei vari linguaggi, ma come è stata predisposta, con una grande eleganza anche, una grande pulizia, un grande nitore, e poi questo fascino del buio, dei colori che cambiano in continuazione, della musica che accompagna, direi di sì, l'effetto è magico, ripeto, Wunderkammer mi sembra il termine giusto. Quindi insomma la curiosità davvero aumenta, tra l'altro Maria Como per sua natura è la città della luce. Certamente. Quindi insomma questa ulteriore esperienza, Fabio, lo chiedo anche a te, potenziata poi dal grande valore della musica, è insomma una ciliegina sulla torta in più, cosa ne pensi? Sì, ma allora, intanto l'esperienza della Black Light nasce con Lucio Fontana, quindi ha un padre nobile, artisti come Colombo si sono cimentati con la luce ultravioletta, la luce nera è la luce ultravioletta. In questa esposizione noi introduciamo un elemento in più rispetto a quello di quell'esperienza, che è l'elemento del pigmento del colore. Quindi noi abbiamo un'esposizione dove alla luce ultravioletta, alla luce, ai cambiamenti di luce, ci sono dei cambiamenti di colore, cambiamenti di forme dovuti a dei cicli di luce che variano. È un'esperienza al limite del sensibile, è un'esperienza che porta lo spettatore oltre la normale sensibilità visiva. Che tra l'altro di fatto questa sensazione, io mi permetto di dire, insomma, già arriva anche chiacchierando con voi e ascoltando questa musica di fondo che ci sta accompagnando. In realtà è proprio una trasposizione, no? Cioè, si sente... Effetto magia. È un effetto magia, assolutamente. Dove avete trovato questa ispirazione, questa idea? Come è uscita? Questa idea è nata... è nata da mio padre. Io, la Fondazione Mario Agrifoglio, è nata con lo scopo di divulgare le idee, le opere di mio padre, di conservare le sue opere e di far conoscere quello che lui ha fatto nel tempo, in ambito ovviamente culturale. L'idea di coinvolgere altri artisti è nata dalla scoperta che esistono al mondo moltissimi artisti che usano la luce ultravioletta. Molti in maniera, diciamo, appena che non si può definire artistica, ma ci sono tanti artisti anche in Italia molto validi che la usano per creare un proprio linguaggio. Ecco, l'idea è stata quella di raccogliere questi linguaggi, raccogliere questi artisti in una serie di esposizioni, perché questa esposizione fa parte di un progetto espositivo. La prima esposizione è stata a Regione Lombardia, adesso siamo in Pinacoteca Como, poi saremo al Museo di Spoleto. Quindi è itinerante, è un'esperienza che vuole arrivare oltre. Sì, è coinvolta in questa esperienza anche il Politecnico di Milano, Gisella Gellini, docente di design e light art del Politecnico di Milano, e insieme, nel caso di Como, insieme anche a Mariolina, abbiamo realizzato questa idea di mostra itinerante, quindi porteremo la Black Light in tutta Italia, in luoghi istituzionali, in modo da far conoscere le idee di mio padre, far conoscere la Black Light, far conoscere questa nuova forma di arte, che è un insieme di linguaggi diversi, perché ogni artista poi ha il E quindi insomma ci fa molto piacere qui ad Angoli aver avuto la possibilità di parlarne davvero con chi questa idea insomma l'ha avuta. Siamo in battuta conclusiva. Maria, c'è stata anche una collaborazione con il conservatorio, ricordiamolo. Ecco, importantissimo è il conservatorio, penso vada giustamente considerato un po' un fiore all'occhiello della città di Como per l'importanza didattico, artistico, culturale. Il direttore Carlo Balzaretti ha accolto con piacere l'idea di realizzare un concerto che si realizza l'11 novembre, sabato 11 novembre,
Si è realizzato, quindi è stato qualche giorno fa. Esattamente, sì. È particolarissimo. In l'ensemble di flauti che eseguirà musiche del repertorio musicale della storia della musica è composto da 11 deliziosi flautisti di cui penso possiate mandare la vediamo fotografia. Vediamo se la regia riesce a recuperare nelle velocemente. Prove. Prima l'ho vista scorrere, forse sì. Forse riusciamo. Comunque, in ogni caso, si tratta di 11 ragazze particolarmente... Eccole qua. Ecco, le musiche non sono le loro, è soltanto un'immagine delle prove, questa. Le ragazze si presenteranno o come soliste o in quartetto o in quintetto, quindi formazione varie. I docenti che le hanno istruite sono il maestro Maurizio Saletti e il maestro Luca Truffelli, che ringrazio vivamente. E la varietà del loro repertorio comprende Debussy, così come Bach, così come autori estremamente stimolanti e poco sentiti come Honegger. E abbiamo poi un finale scoppiettante dedicato alle luci e ai colori della Spagna con il Barbiere di Siviglia. Quindi insomma davvero... Luce e colori quindi ritornano attraverso questo excursus di storia della musica. Perfetto, quindi davvero la luce e la musica vanno a braccetto. Certamente. In queste esperienze che ci sono state, in questa mostra che, come abbiamo detto, dal 5 novembre fino al 7 gennaio 2018 sarà assolutamente un'occasione da non perdere qui nella città di Como presso la Pinacoteca Civica di Como. Io ringrazio ancora una volta Maria Proia De Santis per essere stata qui per queste bellissime Grazie. Iniziative che insomma noi abbiamo piacere di raccontare qui in studio. Insieme a te ringrazio Fabio Agrifoglio per averci insomma aperto questa panoramica sul linguaggio della luce. Grazie. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Bene, noi ci fermiamo invece soltanto qualche secondo, restate lì perché Angoli torna subito.